SIGEP 2019, ci troviamo allo stand Lavazza e siamo in compagnia di Michele Cannone, il direttore marketing del Global Food Service di Lavazza, che intanto invitiamo a salutare. Bentornato Michele. Grazie Fabio, buongiorno. Parliamo di quello che avete presentato qui oggi alla 40ª edizione di SIGEP. Beh, per noi questo è un evento importante perché in questi giorni stiamo ripresentando il rilancio della nostra gamma degli espressi tradizionali, che per noi rappresenta un omaggio alla tradizione italiana. Che cosa vuol dire questo? Mi aspetto la seconda domanda. Significa riproporre in chiave contemporanea l'espresso italiano, che è ovviamente il DNA della nostra storia, cercando di far sì che guadagni la giusta importanza, che vada a ricoprire un ruolo chiaro e definito sul mercato, sia in Italia che all'estero, dove, ahimè, questa è la grande opportunità che abbiamo, 2/3 degli espressi che si bevono ancora con latte. E quindi probabilmente in Italia e in pochi altri paesi del mondo si continua a bere l'espresso in purezza, e questo è forse il punto di partenza del nostro progetto. Quindi il nostro obiettivo, la nostra visione, il nostro sogno è far sì che l'espresso in purezza possa venire assaporato nel giusto modo in Italia e ovunque nel mondo. Parliamo invece delle 3 miscele che avete presentato oggi, del restyling di queste miscele che sono state di fatto rilanciate sul mercato in modo assolutamente importante. Ma direi che il rilancio ha come primo grande obiettivo quello di far sì che le caratteristiche organolettiche, quindi le caratteristiche, secondo me, gli aspetti aromatici fondamentali vengano capiti dal consumatore in maniera abbastanza semplice. Quindi nei nostri pack, nei nostri codici di comunicazione non parliamo di origine, parliamo di profilo organolettico. Lo vogliamo fare facendo leva su alcune cose. La prima è la riformulazione delle miscele. Per la gamma dei classici speciali significa una selezione di 25 origini diverse che arrivano da 15 paesi diversi, che comprendono le migliori arabiche lavate e naturali e non poco di meno le migliori robuste che possiamo trovare nel mondo. Questa è un'altra grossa sfida. Noi riteniamo che per ottenere il perfetto equilibrio della miscela italiana anche la robusta può giocare un ruolo fondamentale. Abbiamo presentato oggi che cos'è la robusta, cosa dovrebbe essere una robusta di qualità. Noi lo facciamo da tanti anni, da tanto tempo, pensiamo e dobbiamo farlo meglio nel prossimo futuro, ma crediamo che questo sia uno degli aspetti valorizzanti della tipicità italiana, e su questo siamo fortemente impegnati e lo vorremmo portare in giro per il mondo. E infine, tra poco intervisteremo il maestro pasticcere Ernst Kahn, che è il vostro testimonial nell'ambito della pasticceria. Come è nato questo connubio? Ma allora, il connubio è nato da un confronto di idee con lui. Noi collaboriamo con Ernst perché riteniamo che tra un buon cioccolato, tra un buon dolce e una buona miscela di caffè c'è in comune una cosa: l'aspetto organolettico. Quindi quando ci siamo incontrati abbiamo provato a fare alcuni pensieri rispetto a come poter descrivere un caffè e come poter descrivere un cioccolato. Da qui l'idea di creare questa piccola collezione di cioccolati firmati da CNAM, che riprendono le caratteristiche aromatiche principali dei 3 blend, che vanno a coprire le 3 aree aromatiche che noi riteniamo quelle, direi, più importanti per andare a soddisfare i gusti dei consumatori italiani, ma non solo italiani, ma nel mondo ovunque si voglia offrire un'esperienza autentica di espresso italiano. Grazie Michele Cannone, noi ci rivedremo a Ost tra pochi mesi per altre novità presentate in quell'occasione. Grazie a voi, buona giornata, buon lavoro.